Saranno gli stessi ingegneri Migliazza e Galli che si erano occupati dei tunnel liguri nell'ambito dell'inchiesta della Procura sul crollo della volta della Galleria Bertheina 26 a fare il sopralluogo domani per conto della Procura nella Galleria Montegiugo in A12, dove domenica ha preso fuoco un pullman di turisti di rientro da una gita dalle Cinque Terre. I due professionisti dovranno valutare se il rogo abbia creato problemi strutturali alla volta del tunnel e se vi siano problemi alla sicurezza stradale. Dall'esito di questa valutazione dipenderà il sequestro o meno dell'infrastruttura e la ripartenza dei lavori di ripristino già avviati nelle ore successive all'incidente, ma adesso fermi. Uno stop che allunga i tempi della riapertura, inizialmente prevista almeno per una corsia a partire dalla giornata di oggi. L'auspicio è che questa avvenga al limite entro venerdì, in modo da eliminare l'attuale scambio di carreggiata prima del fine settimana, quando si preannunciano flussi di traffico significativi. Che vorrebbe dire in qualche maniera salvaguardare l'arrivo in Liguria per il weekend e conseguentemente traguardare poi alla seconda corsia verso Genova, così come ci aveva promesso Autostrade per l'Italia entro il pomeriggio della domenica. Le code non sono mancate neanche oggi. La regione, in vista dei giorni da bollino rosso in autostrada, ha chiesto anche ad ANAS e ai comuni del litorale di adottare tutte le misure perché il traffico, le emissioni laterali e gli impianti semaforici vengano adeguati ad una situazione non ordinaria. Dobbiamo lavorare a un piano straordinario che consenta di liberare il più possibile le arterie secondarie, in questo caso l'Aurelia, la Fontana Buona, da quelli che possono essere gli ingorghi magari semaforici, e quindi stiamo sensibilizzando anche come protezione civile l'ANAS, tutte le polizie municipali e comunali che ringrazio. Chiesta e ottenuta anche la collaborazione di Autostrade, che eliminerà tutti i cantieri calendarizzati nelle prossime ore. Nella nottata di giovedì dalle 22 alle 06, chi percorrerà i tratti ASPI della nostra regione non troverà alcun cantiere. Questo evidentemente come misura parzialmente compensativa rispetto ai disagi che si annunciano importanti nella mattinata di venerdì.